Allora, dicevamo di trovare la settima armonica. Prima, innanzitutto, ho riportato qua quello che abbiamo detto prima, cioè che la frequenza fondamentale è 168 Hz e non 170, la lunghezza d'onda fondamentale è 204 cm e non 200, e il tubo è lungo, di fatto, agli occhi delle onde sonore, 102 cm e non 100. Allora, dicevamo che cercavamo la settima armonica risonante. Perciò andiamo a cercare una frequenza intorno ai 1176 Hz, perché è 7 volte 168 Hz. La lunghezza d'onda dovrebbe essere la fondamentale, 204 cm diviso 7, quindi circa 29 cm. Allora, per cercare questa armonica fondamentale, questa settima armonica, mettiamo, abbiamo già messo più o meno la frequenza sul valore atteso e poi con regolazioni fini andiamo a vedere la risonanza. Quindi alziamo, ecco, e vediamo anche che appena modifichiamo la frequenza, questa è la frequenza risonante settima armonica, appena la modifichiamo la risonanza non c'è più, lo riconosciamo dal fatto che questa ampiezza cala. Vediamo che adesso, per esempio, 1054 Hz non è risonante. Non è una frequenza buona per risuonare nel tubo. Questa è la frequenza risonante, 1180, più o meno è quella. Se io vado ancora oltre la frequenza, di nuovo non risuona. Quindi le frequenze risonanti, potremmo anche trovarle da qui, tutti i multipli di 168 Hz li potrei anche trovare da qui. Questa è la settima armonica, 1176 circa. Questa è l'ottava armonica, che dovrebbe essere 8 volte 168 Hz. Poi non risuona. Forse questa è la nona. Dovrei cercare gli antinodi anche, eh? Ecco, l'antinodo più o meno è qui. Questa dovrebbe essere la nona armonica, che dovrebbe essere 9 volte 168 Hz. E quella di prima, 168, questa dovrebbe essere la decima armonica. Allora, torniamo a 1176 circa. Eccola qua la risonanza. Difficile da trovare, eccola qui, 1170 un po'. Allora, se è la settima armonica, noi da che cosa la riconosciamo? Dal fatto che c'ha 7 antinodi qua dentro. Infatti, partendo dal fondo, io dovrei trovare 7 antinodi. Vediamo, questo è il primo, questo è, qui c'è il secondo, terzo, il quarto, il quinto, vai, il sesto, vai, e il settimo. Dopodiché il tubo finisce. Questo è il settimo antinodo.